volevo farvi vedere un'immagine che non vedrete mai più nella vita, ovvero Dante che da solo, da bravo, oh, sta nell'ovetto. Bravo amore, stai nell'ovetto. Questa scena non la vedranno mai più. E non stai neanche piangendo. Bravo. Ragazzi, nuovi aggiornamenti fantastici. Siamo sotto un portico perché sta grandinando. L'hotel che ci doveva accogliere aveva le camere piene. I taxi non esistono e quindi siamo rifugiati qui sotto ad aspettare. Non lo so nemmeno io che cosa, ma sono fiduciosa. Sono molto fiduciosa in questo tempo grigio. Yeah. E arriva pezzi di grandine. Vabbè, racconti di questo tuo piano geniale per questo weekend. Raga, abbiamo fatto, devo dirlo, una cosa super illegale, ma devo raccontarvelo, perché in pratica non c'era un taxi. Noi eravamo sotto la grandine a 20 minuti a piedi dall'albergo. A 20 minuti a piedi dall'albergo, non c'era modo di arrivare. Allora un signore sotto una tettoia bloccata. Fatti vedere. No, dillo. Eravamo incastrati sotto una tettoia marcio. Io sono marcio fragile, le scarpe fanno... Esatto, tieni qua un secondo, adesso lo spoglio. Lui è asciutto. Lui non si è accorto di niente. Svegliato. Niente, passa un signore carinissimo e ci dice: dove dovete arrivare? E gli ho fatto vedere l'hotel sul telefono. Ma vabbè, io ho un furgone, vi stringete e vi porto io. Quindi, raga, illegalissimo. No, io ho caricato il passeggino e tutte le cose dietro, dove c'era il pesce e le cose. Cioè, veramente, sì, del pesce, sì, vabbè, comunque. E noi tutti schiacciati siamo arrivati a destinazione, perché in macchina erano 3 minuti, era problema a piedi che c'era un giro gigante. Ah, tu non hai visto quando siamo arrivati? Cosa? Che si era ribaltato il passeggino e tutta la roba sparpagliata in giro, che siamo dovuti andare a raccattare tutte le monetine che avevi nella giacca. Lui è a posto, non si è accorto di niente. E morale della favola? Sì. Ciao amore, buongiorno. Ride. Ride. Ci sta prendendo in giro. C'ha ragione. Non so manco se vedremo Alexandra, perché fuori grandina ancora. E come facciamo? Quindi facciamo una videochiamata. Vabbè, adesso ci asciughiamo e poi riprendiamo la videocamera. Però ci ha detto che siamo vista male. Vai, vediamo. È vero, bello. Beh, guarda, poteva andare peggio. Wow. C'è un lago invece del parcheggio. Vabbè, ha detto vista mare. No, c'è un lago, perché si è allagato tutto il parcheggio, dico. Vabbè, dettagli. Bello. Dettagli. E amore, stoppa che ci... Ci ha detto che possiamo anche uscire sul terrazzo, se vogliamo. Vuoi uscire? Quale terrazzo? Quello che c'è di là, vista mare. No, ma grazie. Saluta un po'. Buongiorno. Io non mi sono accorto di niente. Buongiorno. Quante avventure. Guarda che quanto vive. Quanto dorme poi. Non ci provare, perché ti ho visto, giuro, che mangiavi. No, non hai capito. La cosa più triste di oggi è che prima di partire avevo preso un toast. Sono riuscita a dare 2 morsi, talmente poco che non ero riuscita neanche ad arrivare al formaggio e alla mozzarella. No, davvero. E quindi poi sul furgone non potevo mangiarlo. Appena scendo ho preso la grandine, era inzuppato, l'ho dovuto buttare via. Per me mezzo l'hai mangiato, però non abbiamo le prove, va bene. Io neanche quello. Intanto ho comprato le bevande. Dividiamole. Che bel pranzo. Dividiamole. Allora, mentre Ale si gratta le chiappe, ha avuto un'idea geniale. Visto che non abbiamo cibo, cioè in realtà abbiamo queste noccioline. No, ne ho tenute un po' per te per cena. Ma qualcosa dal frigo bar. Ah, c'è il frigo bar. Perfetto. Mi sento sazio. Apposta. Papà! C'è il latte di Dante! Non c'è nessuno. C'è il latte di Dante. Amore, dividiamo il latte. Chi è questo bambino nello specchio? Chi è questo bimbo nello specchio? È Dante? Lo vedi che è Dante? Dante? Ti piace? Sì, sei tu. Sei tu, cosa stai facendo? Giochi col tuo ciuccio. Fai vedere che sai mettere in bocca il tuo ciuccio. Dai che sei bravo. Bravo! Bravo, giralo ancora un pochino. Quasi. Quasi. Dai, quasi. Ok, ha smesso di piovere, anzi guardate che meraviglia, è bellissimo, c'è il mare lì, come potete vedere è più una palude stagno. Ci sta mare fuori. Sei bravissimo a cantare napoletano. Non è proprio così bello. E sai dove andiamo adesso? Dove? Sala giochi. Allora, guardami,
Dimmi un entusiasta, allo Sport Park. Sala giochi. Allo Sport Park. Dove c'è quella roba? Sì, là. Mi ha scritto Ale che ci vediamo allo Sport Park. Sì, amore, andiamo allo Sport Park. Come te l'ho messo questo cappellino? E ragazzi, mi ha sbloccato un ricordo, perché quando ero piccola io facevo i collegiali a Fano e andavo allo Sport Park a giocare al mio giochino delle frecce. Quindi mi si è sbloccato questo ricordo meraviglioso. Comunque, ce la facciamo e ci incontreremo. Ah, mi sto levando la cioccolata da qua, ma incredibile. Ma vero? Ragazzi, è stato un parto, ma ce l'abbiamo fatta. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo anche spazzolati una pizza alla Nutella. È arrivato... No, il vigile del fuoco! Aspettate, aspettate, perché con noi oggi c'è anche un vigile del fuoco. Ma è andato un attimo in bagno. No, è andato a salvare dei gattini. Quindi tra poco torna. Aspetta, lo chiamo. Vigile del fuoco! Vigile del fuoco! Vigile del fuoco con i baffi alla Nutella! Eccolo! Ciao, vigile del fuoco! Come stai? Quanti gatti hai salvato oggi? Una montagna di gatti. Adesso scusate, ma io gli ho promesso che lo portavo sulle giostrine a giocare, quindi dopo io ho fatto un morso e ho 18 baffi, dopo aver mangiato la pizza con la Nutella, adesso io e Gabri andiamo a giocare sui giochini. Nel frattempo Ale ha spazzolato la sua Nutella con la cioccolata. Abbiamo una nuova amica! Ciao nuova amica! Tu chi sei? Sto mangiando un attimo. Ma niente, a noi ci piace questa roba un po' sporca così. Giulia. Giulia? Quindi abbiamo una Giulia, un'Alexandra, un vigile del fuoco. Ma tu ti chiami, aspetta che forse non mi ricordo, Vittorio? No, Franco? Giulio. Ah, Giulio, non mi ricordo. Enrico. Come... Ah, Enrico. No, come ti chiami? Gabriele. Ah, è vero, Gabriele. E in tutto sto casino, mio figlio. Il primo gioco che faremo è cercare di vincere un pupazzetto. Spenderemo 30 euro quando dai cinesi lo compreremo a 2 euro. Adesso qua devi schiacciare. Dopo non essere riusciti a prendere Winnie Pooh, non ho la clip, ma meglio così. Adesso stiamo giocando a Luigi. A Luigi Mansion, ovvero Gabri sparerà fantasmini. Ai fantasmini. Cioè, la mamma lo aiuta, la mamma, perché... No, vai, vai, mirate! Forza! Oddio, è la mia infanzia! Era la tua infanzia, vai, che non è che adesso c'hai 20 anni, sì, non ho capito! 6 anni ti guardavo! No, ma io ho appena acceso, voi avete già perso! No, no, perso, però uno l'ha già tirato! Quanti? Perso? Uno! È andata male! Buongiorno! Ci siamo svegliati? Questo è il mio gioco preferito, eh! No, ve lo giuro! Pronto? Vai! Fagli fare i punti! Bravo! Secondo me ho fatto il rosso io, hai visto come mi sono casata? Contro un bambino di 3 anni! Sì, che ti sta battendo! Perché io no, io sono la pecora. Guarda che mi manca poco, Gabri! Guarda che mi manca poco! Sì! Brava, hai vinto contro un bimbo di 3 anni, eh! E hai anche svegliato Dante. Brava! Eh sì, ero io la pecora! Sabri 1, Gabri 0! Io venivo qua per giocare a questo. Ho detto faccio una partita. È fuori servizio. Devo farvi vedere una cosa che vuole farmi vedere lui. Allora guardatelo bene quanto è grande. Ale, ti metti un attimo di fianco a lui? Ok, guardate quanto è grande. Fammi vedere. Oh mio Dio, ma sei tu! Che amo! Eri un amore, adesso sei un po' più grande. Vabbè, capito. Ciao. Ciao. Ma era un pompiere, sei diventato uno che va sulla moto d'acqua. Bravo! Ale mi sa che sta facendo un po' male. Bravo, decimo, batte 5! A 5 devi battermi! Aspetta, devi scendere dal mezzo. Scusa, scusa, scendi al mezzo, ora batti! Bravo! Ok. Decimo è un buon risultato! Non ce l'ho il mio gioco della vita sfondando quell'altro, ma.
siamo venuti al mare a fare una passeggiata, perché praticamente era diventato... Oh sì, amore, certo. Era diventato un meet and greet, un raduno, c'erano... si moltiplicavano i ragazzini, quindi ho detto scappiamo un attimo che lui frigna. E voglio farvi vedere per la terza volta quanta acqua prenderemo, perché vedete dove c'è quel cosino lì? Ecco, noi dobbiamo arrivare precisamente lì. Secondo voi quanto è quotata la terza grandine di oggi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Quindi, morale della favola, Concorezzo contro Fano. Fano. Vince la grande, anche se dietro di te non ti voglio dire no, che colore c'è, ma facciamo finta niente. Fano. Perché lei mi dice, ma sì, ma Sabri, vieni che danno un sole bellissimo e andiamo a farci una passeggiata al mare. Siamo stati un'ora col phone ad asciugare le scarpe, i pantaloni, la felpa, la mia giacca ancora bagnata. Ma dettagli, lui si è addormentato e adesso noi prenderemo l'acquazzone. Signora, domani siete aperti, intendevo per pranzo. E lei fa, sì sì. Poi ho visto il bambino e abbiamo pagato e le dico, allora devo prenotare per pranzo domani. No no, siamo pieni. Vabbè, non ho detto niente, siamo andati in hotel. Quindi io ora cosa voglio fare? Ci sediamo, chiamiamo il ristorante che mi ha detto che erano pieni e proviamo a prenotare per due. Se mi dicono che c'è posto, io voglio dirgli questa cosa che vi ho detto. Buongiorno. Sì, buongiorno, volevo sapere se c'era un tavolo per oggi a pranzo. Fornello tegame, è pronta a cucinare prosciutto, salame, la voglio assaggiare, e il formaggio e la ricotta ed infine la pancetta. È buona, mi piace e la tengo molto.